c'è il fuoco. Ecco, qui ci troviamo oggi nella piazza Giussani di Brusuglio, in frazione di Corbano, dove viene è oggi la festa patronale, di cui è anche è aperta la villa del poeta Alessandro Manzoni, che prima siamo stati là, e questo invece, questa statua è molto antica, antichissima direi, non so di quale materiale, penso che perché il cemento armato non può essere, e può essere magari pietra, una parte in pietra, che morale che era in mezzo ai campi, dove divideva la parte della proprietà dei radice che andavano a sud verso Milano, e invece divideva la parte della proprietà di Alessandro Manzoni che partiva dalla statua e andava verso fino a Lecco. Ecco, qui siamo presenti tutti quanti che oggi ci siamo trovati per festeggiare questa la festa del paese, anche per vedere la villa Manzoni. Di conseguenza c'è la Monica che è la pittrice, c'è il nostro ragazzo. Il ragazzo. E la sua ragazza. Grazie per il Qui per c'è il ragazzo. Professor Bilotti e sua moglie. E poi c'è Gabriel che sta riprendendo, che ormai è fuori di testa. Va bene, non diciamo più nient'altro. Ecco. Comunque, vai. Qui è. Ora siamo quasi pronti perché alle 2 dobbiamo andare a pranzo e di conseguenza il tempo è limitato. Vi saluto e vi auguro buona giornata, anche perché una bella giornata così non la pensavo, in quanto la festa di Brusuglio per tanti anni, solo un anno, c'è stato il sole e il bel tempo, altrimenti è sempre fatto pioggia. Quanti insieme qui oggi, perché uniti dalla passione per il nostro 500, per questo modello di auto che ha messo davvero in strada, passando dalle biciclette e motorine, tutti quanti gli italiani, ed è davvero un mito. Oggi siamo qui insieme con Angelo, che è alla Villa Manzoni di Corbano, e per ammirare questo spettacolo di villa e le 500, che è anche una storia legata a questa auto e a questa villa. Buongiorno, sono Angelo Bonfanti di Cusano Milanino, prima città giardino d'Italia, e dopo le faccio vedere anche la targa. Ho pensato di portare questo ricordo di Manzoni nella celebrazione dell'anniversario manzoniano tenutosi nel 1973. Qui porta il timbro di Lecco, però Manzoni chiaramente ha vissuto sia qui a Brusuglio che ha raccontato dei promessi sposi con la storia che si svolgeva nel perimetro di Lecco. Io sono un hobbista e costruisco con il legno vecchio e tronchi vecchi, lampade e altre, cioè, lampade, gatti e orologi e così. Questo è un legno di ulivo, legno di alloro, legno trovato nel lago, e faccio queste lampade con pezzi molto vecchi, anche i chiodi che hanno 200 anni e assi anche che hanno 200 anni. Qui abbiamo delle confezioni per Natale, queste sono pali che usavano nei vigneti per tenere le viti con legno di castagno, questi sono i miei gatti, fatti anche questi con il legno, lavorati a mano, e poi anche qui con le assi vecchie, questo orologio, l'orologio dell'Italia, e poi questi porta piante grasse da poter attaccare in casa, fuori, sul balcone e così via. Io lavoro principalmente sul lago di Garda e adesso ci troviamo di fronte alla Villa Manzoni a Brusuglio e vi mando tanti saluti a tutti, e se volete contattarmi per eventuali regali o così, potete trovarmi su Instagram alla voce hobbista Giovanni Raggi.